diciamo che con la parte precedente avrei praticamente finito l'analisi, se non fosse per un dettaglio. E questo dettaglio è che la curva con la distribuzione di Gödel, vedete la forza per cortesia, la curva di Gödel non è l'unica curva che descrive gli estremi, ma sin dall'inizio mi aveva detto che la curva di Gödel è in realtà parte di una famiglia più grande. Di cui, in effetti, la curva di Gödel si chiama anche curva degli estremi del primo tipo di Gödel. Questa espressione, l'espressione che avete visto finora, della curva di Gödel, con A maggiore di 0 e B ovviamente può essere minore di 0, ma c'è anche una curva di distribuzione del secondo tipo, e in particolare si chiama curva di distribuzione di Fréchet. Questa curva di distribuzione di Fréchet ha una propria, è sempre una distribuzione possibile di valori estremi, ha una caratteristica rilevante, e che è limitata inferiormente. Cioè questa curva è definita per z uguale minore di b. E poi diciamo che sì, se vogliamo è simile alla curva di Gödel, ma è alla meno z meno b diviso a elevato alla meno alfa per z maggiore di b. E alfa è un termine maggiore di 0. Come è fatta la distribuzione di Fréchet? La distribuzione di Fréchet ha nella sua forma normale, come vedete, che la forma normale della curva di Fréchet si scrive come e alla meno x alla meno alfa. Per fare un sorriso, mi passava davanti così, devo farla con il. E di questa curva conosciamo di nuovo il valore a te, conosciamo è un modo di dire, come leggete, no? Conosciamo, nel senso che qualcuno ha calcolato il valore atteso, la varianza, la moda e la mediana. Sono funzioni piuttosto complicate ed alcune di queste sono date come funzione della funzione gamma che abbiamo definito prima. Nel calcolo con gli integrali trascendenti della funzione gamma salta fuori da tutte le parti. Ora non è necessario che voi vi ricordiate queste formule, è necessario che voi sappiate che esistono. C'è anche una gemella, se vogliamo, della distribuzione di Fréchet che si chiama distribuzione di Weibull. Gemella nel senso gemella ma opposta in questo caso. Nel senso che quella funzione di Weibull è limitata superiormente, e in particolare il limite superiore è b, è simile alla funzione di Fréchet perché e alla meno e aperta parentesi quadra meno z meno b diviso a chiusa la parentesi tonda chiusa la quadra alla meno alfa. Un'altra differenza rilevante di queste due ultime curve con la curva di Gödel è che queste non hanno due parametri ma ne hanno tre, a, b e alfa. La distribuzione di Weibull, tutte sono curve unimodali, è fatta in questo modo, ma in particolare questa, come vedete, saturano ad 1 per il valore massimo. In teoria, per esempio, pensando che le piogge estreme sono sicuramente limitate inferiormente con precipitazioni H di altezza nulla, potremmo pensare, per esempio, che la distribuzione di Fréchet sia più adatta alla distribuzione di Gödel.
a descrivere gli estremi. Allora che cosa dovreste fare? Dovreste rifare tutto l'iter che abbiamo espresso per la curva di Gumbel per ognuna delle durate, cioè 5 durate, curva di Fréchet, metodo dei momenti, metodo della massima verosimiglianza, metodo dei mini quadrati, test di Pearson, interpolazione delle curve di possibilità pluviometriche, comparazione, ma il test di Pearson in questo caso lo potreste anche fare confrontandolo poi con i risultati della curva di Gumbel, perché il test di Pearson è agnostico da questo punto di vista, non gli interessa qual è la curva che voi avete disegnato, se l'avete disegnata a mano o con qualche altra produzione. Una procedura che non finisce più, lunga, che si può certamente automatizzare e in parte la potremo automatizzare, come vedremo. Anche della distribuzione di Bayes conoscono il valore atteso, la varianza, la media, la moda, anche questa in funzione dei vari parametri e sono qui riportati. Anche qui non è necessario ricordarli, è necessario sapere che esistono e poi si vanno a prendere dove sono riportati, per esempio su questo slide. Ma come vedete io l'ho presa da Wikipedia, quindi... Però voi siete fortunati, perché allora, supponendo di non sapere che un processo limitato superiormente, non limitato o così via, o se è meglio comunque descriverlo con la curva di Gumbel, voi dovrete ripetere le operazioni con, per esempio con tutte queste tre classi di distribuzione di probabilità. In realtà c'è una funzione che si chiama Generalized Extreme Value che le riassume tutte. Questa Generalized Extreme Value è una curva che ha tre parametri, come vedete, ed è e alla meno, aperta parentesi quadra, 1 più xi, lettera greca xi, parentesi tonda, da non confondere con psi, d'accordo, quella è xi, parentesi tonda, z meno mu diviso sigma, chiusa parentesi tonda, chiusa la quadra, alla meno 1 su xi. In realtà i parametri hanno dei vincoli che sono riportati nella seconda equazione, quindi no, non tutti gli insiemi di parametri sono ammessi e i parametri hanno due parametri, mu e xi possono variare da meno infinito a più infinito, ma sigma deve essere maggiore di 0. Cosa succede? Se xi è uguale a 0, questa curva diventa la distribuzione di Gumbel. Se xi è maggiore di 0 è la distribuzione di Fréchet, se xi è minore di 0 è la distribuzione di Bayes. Quindi in teoria voi invece di testare quale delle tre potreste andare a ripetere le operazioni che io ho fatto per la curva di Gumbel, ma direttamente con questa curva di distribuzione che si chiama Generalized Extreme Value, osservare che valore di xi vi viene. E se il valore di xi è rispettivamente prossimo a 0, maggiore o minore di 0, avete una delle tre distribuzioni. Tutto qua. Ora abbiamo visto in teoria come queste cose si fanno, più in là andremo a fare i singoli calcoli sulle tabelle, ma questo dopo Pasqua. Tanto voi dovete assimilare i concetti principali di questa parte. A dirla tutta, non sarebbe ancora finita in questo gioco dei valori estremi, perché i dati da cui siamo partiti sono dati di precipitazione. Da questi dati di precipitazione noi abbiamo selezionato i massimi, e poi abbiamo detto i massimi devono essere distribuiti secondo una di queste tre distribuzioni, anzi non noi, l'ha dimostrato Gumbel a suo tempo. In verità per poter essere distribuiti secondo questa distribuzione bisogna che le code, i dati, la distribuzione dei dati sia simile alla distribuzione dei dati gaussiani e le code
diciamo, i valori estremi vadano giù esponenzialmente. Ci sono condizioni in cui questo non si verifica, cioè la distribuzione empirica dei dati ha le code cicce, ciccione, non vanno giù troppo velocemente. In quel caso non si possono usare queste curve degli estremi, se ne usano delle altre, per esempio delle curve che si chiamano curve di Pareto, ma noi non ne parliamo, giusto per l'informazione. Ovviamente si conoscono le cose, eccetera, 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 eccetera.